Ragazzi, buongiorno. Dato che stiamo per arrivare al momento storico che interessa a tutti, ovvero sia la sfida fra Carsen e Nepo, mi è sembrato interessante ripercorrere il momento storico di una delle sfide più incredibili e assurde della storia degli scacchi. Il campionato del mondo del 1951 fra l'allora campione del mondo Mikhail Botvinnik contro lo sfidante David Bronstein. Un piccolo passo indietro. Ricordate che ai tempi della Seconda Guerra Mondiale il campione accusato anche di collaborazionismo coi tedeschi era Alekhin. Finita la guerra, Alekhin viene trovato morto in un albergo in Portogallo. La FIDE si riunisce per decretare il nuovo campione del mondo e a tutti pareva evidente e logico designare l'ex campione del mondo Iwi quello che aveva sconfitto Aliekin Ali salvo poi riperdere contro di lui peccato che al voto mancava ancora la delegazione sovietica che sarebbe arrivata il giorno dopo comunque tutti si accordarono per eleggere Iwi nuovo campione del mondo stiamo parlando degli anni all'incirca nel 47 no 46 o 47 se non che il giorno dopo arrivò la delegazione sovietica, e secondo voi cosa disse? Oh, tranquilli, un olandese va benissimo, a campione del mondo non se ne parla proprio. Manco a dirlo. E visto il peso che aveva la delegazione sovietica, sia il peso come nazione post-conflitto, sia il peso come numero di giocatori forti e di peso scacchistico, si decise altrimenti e si vide sfuggito per un attimo diventò campione del mondo per mezza giornata si decise di fare un torneo fra i più forti giocatori del mondo e vinse senza ombra di dubbio Mikhail Botvinnik, sovietico non solo sovietico ma l'incarnazione perfetta del regime sovietico manco l'avessero fatto apposta lui dirà in seguito che c'era stata una concomitanza di fattori casuali, ovvero sia la sua indole personale, il suo carattere, si sposavano perfettamente col regime sovietico. Non che il regime sovietico aveva messo là un suo burattino, assolutamente no. Botvinnik strameritava il titolo di campione e lo dimostrò anche negli anni a venire con qualche aiutino, perché questo va detto. Una volta che Botvinnik prese il titolo, l'Unione Sovietica fece di tutto per fare in modo che Botvinnik non perdesse il titolo neanche contro altri suoi connazionali che meno si adattavano alla figura perfetta dell'incarnazione del classico compagno sovietico. Quindi Botvinnik viene nominato campione del mondo vincendo questo torneo e di colpo si ritira. Dal mondo degli scacchi per tre anni per preparare la sua tesi di dottorato in ingegneria perché poi lui diventerà un validissimo ingegnere e contribuirà a realizzare anche dei fra i primi programmi di scacchi al mondo. Nel frattempo si decide di organizzare tutta una selezione per trovare lo sfidante per Botvinnik. A quei tempi, il campionato mondiale si svolgeva su 24 partite e lo sconfitto aveva diritto al match di rivincita tre anni dopo alla fine della selezione dei contendenti emergono due campioni il 27enne david brostein sovietico ma di origini ucraine ucraine o bielorusse mi sembra ucraina anche se a quel periodo i confini erano un po' confusi e il grande maestro boleslavski questi due fesono un match fra di loro che finì in parità e poi mi sembra gli spareggi addirittura Lampo vinse Brostein. Quindi Bronstein ebbe il diritto di sfidare Michael Botvinnik. Ora, il match si terrà a marzo del 1951. Immaginate la situazione, Botvinnik aveva già 40 anni, che oggigiorno per un campione sarebbero tanti, figuratevi allora. E veniva da tre anni che non giocava a quei livelli. Brostein aveva 27 anni. Era molto aggressivo. Ma anche sulla scacchiera le due personalità stridevano perché Botvinnik era freddo, razionale, un calcolatore. Brostein era l'antesignano di Tal. Passionale, creativo. Faceva di tutto per ingarbugliare le cose sulla scacchiera. Ora, quello che successe in questo match, e invito a tutti ad andarvi a vedere le partite in ordine, magari commentate su un bel libro come il bellissimo libro di Kasparov al riguardo. Ha dell'incredibile, e questo match fu fra i più appassionanti della storia. Voi immaginate la situazione a quei tempi: i match si svolgevano in un grande teatro a Mosca, dove. Stavano a guardare in religioso silenzio per tutto il tempo della partita e anche oltre centinaia di persone. A quei tempi, la partita, arrivata a un certo numero di mosse, si sospendeva, a chi toccava la mossa, metteva la mossa segreta in busta che veniva consegnata all'arbitro, e la partita si riprendeva solitamente il giorno dopo. Quindi si passava tutta la notte con i propri aiutanti e secondi a studiare la posizione. Si chiamava il classico aggiornamento Ora Il match inizia con un po' di patte Poi Dopo un po' Broste comincia a prendere il largo Fino a quando si arriva all'incredibile Sesta partita E qua cominciano i fuochi d'artificio Io adesso vi farò vedere le, le situazioni secondo me più assurde Di questo match Allora in questa partita, sesta partita del match mondiale 26 marzo 1951, David ionovic Brostein col bianco contro Mikhail Moisevic botvinnik col nero. Ve la faccio vedere veloce, andiamo al punto topico. Chi vuole può sospendere o rallentare il video, si va poi a rivedere la posizione. E non mi va adesso di andare ad analizzare tutta la singola partita. Valida comunque ricca di colpi di scena. Andiamo al momento topico che andò poi nella storia. Stiamo arrivando. Eccoci qua. Stiamo arrivando. Ah! Siamo proprio qua. Bene la posizione, bisogna dirlo, è oggettivamente pari perché il nero ha il pedone avanzato sostenuto dal proprio re e il bianco comincia ad analizzare e vede quello che può succedere tocca al bianco ovviamente il bianco analizza la seguente variante cavallo E6, re F3 cavallo D4 re F2 comunque vada si dà il pedone, il nero prenderà quello in C3 e poi in C4, e il bianco quello in B6. Con posizione pari. Rostek, ovviamente, analizza tutta la posizione: per lui è una cosa tranquilla. Per un giocatore del livello di campione del mondo, grande maestro, stiamo parlando di ovvietà. Ovvietà, dicevo, poi analizza. Anche la seguente posizione, cavallo F7. Questo è importante, e 2 cavalle 5 scacco Re F2, cavallo D3 Re F1 Re B3 e di nuovo parità. Ci pensa, ci ripensa, ci ripensa, ci ripensa, ci pensa. Alla fine. Lui lo chiamerà un attimo di annebbiamento. Alla fine decide per giocare Re C2. Ma Botvinnik non gioca a questo punto Re F3, ma gioca Re G3. E quindi la variante con cavallo F7 E2 e poi cavallo E5 scacco, non si può realizzare. E... e che si fa? Si abbandona. Incredibile a dirsi, Brostein buttò all'aria mezzo punto, confondendosi completamente dando per scontato che Bottwini dovesse giocare su RC2 e RF3, quando, come abbiamo detto, facciamolo rivedere, la cosa più scema del mondo era giocare cavallo 6. Qualunque posizione, cavallo D4. Possiamo, possiamo giocare adesso anche C5, 2. Non cambia niente, non cambia niente. La posizione è sempre pari. Ma la cosa più semplice del mondo: buttato all'aria, mezzo punto al campionato del mondo. Cosa può essere successo? Poi nel futuro su questo match si diranno di tutto di più. Si disse che Bruce fu coercizzato a perdere. Io non ci credo. Io credo che veramente Bronstein fece una grossa. E vabbè, Può capitare, sono esseri umani, però vedere una cosa del genere è come mettere la donna in presa a quei livelli. È come mettere la donna in presa. Incredibile che non abbia visto la semplice rg 3. Perché ricordiamo, facciamolo rivedere un attimo, Re F3 non vince perché c'è cavallo F7. Allora su cavallo 6 non, non va bene perché scacco il F2 scende. Presa re 2. La faccio vedere. E qua è il nero a vincere. Notate la differenza. Il nero cattura l'ultimo pedone, rimane con un pedone in più e opposizione, quindi va giocato cavallo F7 e qua lo scacco salva tutto. Quindi ovviamente Botvinnik ha pensato molto semplicemente e non poteva credere ai suoi occhi. Reggi 3 e vince. Incredibile. Incredibile. Eh, Brostein dirà che questo lo portò a perdere anche la partita successiva perché era talmente sconvolto dalla cosa. Ma andiamo più avanti. Perché le cose incredibili non sono finite. E andiamo a vedere... Un'altra partita veramente incredibile. Qua. Bronstein ha il nero. Facciamola vedere velocemente in questo match si giocò fondamentalmente sempre l'olandese tutte le volte che Bronstein aveva il nero. Non voglio scendere troppo nei dettagli di apertura. Andiamo al punto topico. Questa B5 è una mossa molto interessante donna b3, gran bella mossa da parte di Botvinnik e qua Brønstein da par su, decide di sacrificare un pedone ora succedono le cose più incredibili ora qua ovviamente il nero doveva prendere in, in b5 facciamo vedere una piccola variante, presa, presa donna f7, ottima mossa minaccia la presa in d5 per esempio su E4, presa, presa cavallo G4 con grande vantaggio del nero. Quindi il nero qua avrebbe dovuto giocare F4 e 4. E si prende un po' di cose, diciamo sempre con posizione complicata ma molto, molto ariosa. Al nero sarebbe piaciuto giocare questa posizione. Invece, stranamente, qua Bronstein fa una mossa imprecisa che è alfiere fiere D7 cavalla 4, grandissima mossa da parte di Botvinnik e qua succede la cosa più incredibile Brosten sopravvalta la sua posizione e gioca al fiera 7 invece dell'ovvia A per B presa, presa, sempre con vantaggio del nero eh? attenzione questo è vantaggio del nero quindi sempre per Botvinnik F4 e diciamo con posizione con leggero vantaggio del nero ma diciamo sempre quelle classiche posizioni che piace a Bronstein giocare invece lui gioca questa cosa e succede ora qua l'incredibile perché si, B6 è un fulmine a ciel sereno un fulmine a ciel sereno incredibile ma qua Ancora poteva succedere qualcosa, ancora Broste poteva prendere in B6. Per esempio, poteva giocare C per B. Presa, presa, presa. Cavallo per D5. Donna per D6. Con vantaggio del bianco. Ma obiettivamente, a nessun grande maestro piacerebbe giocare questa posizione da bianco. Con coppie di Alfieri, forte centro e così via. Quindi, ormai decide di andare all in e fare il tutto per tutto. Gioca Alfieri per A4. B7 incredibile, Alfiere B3 <ride> B per 8 donna e Alfiere B6 perché c'era anche un Alfiere in A7 attaccato. E allora, signori miei, arriviamo a questa posizione. In cui in un campionato del mondo ufficiale con 200 persone presenti che ti guardano, tu vai a trovarti con una torre netta in meno, in meno. Che molta gente a quel livello abbandona con due pedoni in meno. No qua. <ride> una torre in meno. Davanti a tutti. A un campionato del mondo. Come dice Brost, in lui. Si trovò in una situazione psicologica di incredibile rabbia verso se stesso. E ricordiamo che aveva già fatto quell'enorme minchiatona nella partita. Due o tre partite fa. E per. Una forma di, di rabbia decide di non abbandonare e comincia a giocare senza pensarci. Proprio per dire tanto, cosa ho da perdere? Comincia a giocare veloce e senza pensare. Vi faccio vedere quello che succede dopo velocemente perché tutta la partita meriterebbe un video a parte. Patta, Patta, Botvinnik che aveva la torre in più in questa posizione offre patta. E Poste, dopo quello che aveva passato, decide di accettare. Quando molti grandi maestri, come ebbero a dire dopo, pur col pezzo in meno, vista quella maggioranza di pedoni avanzati e uniti. Diciamo che Kasparov non avrebbe accettato la patta molto facilmente col nero in questa posizione. Mettiamola così. Incredibile. Insomma, succedono le cose più incredibili. Brosten vince un sacco di altre belle partite, soprattutto col nero. E Botvinnik vince quasi tutti gli aggiornamenti. Cioè, se andava in un finale si arrivava all'aggiornamento all Botvinnik aveva una squadra di analizzatori eccezionale che analizzavano perfettamente la squadra di secondi di Brosten invece pare che si azzuffassero fra di loro Il risultato è che Brosten perse quasi tutti gli aggiornamenti pur in posizioni pare o leggermente superiore fino a quando si arriva alla penultima partita del match che ora andiamo a vedere in questa posizione bronstein ha il nero penultima partita del match ma la situazione cosa vede vede bronstein essere in vantaggio di un punto sul campione del mondo con la parità botvinnik cioè con la parità del match botvinnik sarebbe rimasto campione del mondo a Bros tenere il vantaggio di un punto. Ciò vuol dire che gli bastavano due patte in due partite per diventare campione del mondo. Ricordiamoci che a quei livelli la patta è sempre il risultato più probabile. O meglio ancora se avesse vinto anche solo una partita, sarebbe diventato a 27 anni il nuovo campione del mondo. Vediamo cosa succede velocemente sempre in questa incredibile. Ultima partita, Botvinnik col bianco. Non è più olandese, ovviamente. Qua Botvinnik imposta tutta la partita sull'avere la coppia di Alfieri e il centro avanzato, come abbiamo visto anche in altre varianti. Ricordiamoci sempre: con la patta sarebbe passata un'altra patta per diventare campione del mondo. E da nero la patta è sempre un ottimo risultato a quei livelli. Primo mossa dubbia di Bronstein Dall'alfiere per prendersi un pedone Bronstein avrà pensato Con la patta mi avvicino al titolo Figuriamoci c'è un pedone in più Altro errore di Bronstein E si arriva a questa posizione la partita viene aggiornata. Botvinnik mette la mossa segreta in busta che avrebbe dovuto giocare il bianco. Diamo una rapida e veloce occhiata alla posizione. Per quanto il nero abbia un pedone in più, il bianco sta nettamente meglio perché ha la coppia di Alfieri, il re più mobile in una certa posizione e soprattutto i cavalli neri hanno grandissima difficoltà di movimento dovuto al movimento degli alfieri. Ricordatvelo sempre che la coppia di alfieri vale almeno un pedone in più rispetto alla coppia dei cavalli. in più il pedone è doppiato, per cui tutti pensavano che il bianco fosse in vantaggio, ma quanto di vantaggio? Broste pensava che sarebbe riuscito a pattare. Allora si va all'aggiornamento, Botvinnik mette la mossa in busta, di notte i suoi secondi, fra cui c'era Salo, Flor, fortissimo grande maestro, comincia ad analizzare, dopo una notte insonne mentre invece Botvinnik se ne va a dormire, Flor trova la mossa vincente per il bianco, Alfiere B1, vince in tutte le varianti. Facciamo un esempio, molto semplice. Su cavallo C4, alfiere F4, zugzwang. Su cavallo C6, E per D, E per D, alfiere A2, cavallo E7, alfiere H4 e di nuovo il bianco vince. Per ultima, su F per E4, presa, presa regi 7, grandissima alfiere per B7 cavallo per B7, re C4 e vince di nuovo il bianco perché si va a mangiare tutto i cavalli non si possono muovere e il pedone A va a donna analizzate, analizzate vi fa bene analizzare, vi fa bene quindi Flor contentissimo la mattina dopo, poco prima di riprendere la partita va da Botvinnik e dice: Maestro, maestro, ho trovato la soluzione con fiere B1: abbiamo vinto. Quindi lei avrà messo fiere B1 in busta e la posizione è vinta per questo, questo, questo e queste varianti. Botvinnik annuisce, prendono l'auto, arrivano al teatro dove si giocavano le partite, fanno tutti i saluti di rito. Botvinnik sta per salire sul palco a giocare la partita. Si ferma, si gira verso Flor e gli dice Salo, io non ho giocato al Firebbe 1. Salo, Flor conscio di cosa questo volesse dire, scoppia a piangere. Ma questo ci fa capire anche un'altra cosa, sia dell'uomo Botvinnik, sia dell'ambiente, dell'atmosfera che si respirava a quei tempi. Botvinnik non svela. All'amico, quello che realmente aveva giocato, fino alla mattina dopo, cioè, normalmente io ho cioè i miei secondi, gli dico: Ho giocato questa mossa, non messa in busta. Cominciate ad analizzare da qua. Se Flore e gli altri avessero saputo che Botvinnik che non aveva giocato al Fire B1, non avrebbero perso tempo ad analizzarla, avrebbero analizzato il resto. Pazienza, ormai il latte è versato, ma Botvinnik non glielo dice. Perché? Perché non si fidava. Botvinnik non si fidava di uno dei suoi migliori amici. Questo era il clima che si respirava nell'Unione Sovietica di quel tempo. Quindi lui alla fine glielo dice solo quando ormai è troppo tardi dopo che quelli avevano passato una notte intera a studiare una variante che in ogni caso non si sarebbe presentata sulla scacchiera. Botvini che aveva messo in busta la mossa al fiere D6 Che è un gravissimo errore Perché qua Ora vi faccio vedere eh, La variante Si gioca ob Obbligatoriamente cavallo C6 Poi cerca di fare tornare il cavallo Ora Botvini che gioca al fiere B1 E qua La mossa Cavallo A7 che sembra strana Ma c'è il suo perché Dopo e per D5, per D5 alfiere a2 B5 punto esclamativo ecco il perché di al a 7 a5 B4 re D3 cavallo B5 alfiere E5 cavallo di A in C7 re C2 re F7 re B3 cavallo 6 si patta forzatamente e Brosten sarebbe stato solo a mezzo punto Dal diventare campione del mondo E ricordiamoci che aveva buttato già Un mezzo punto Ne aveva certo raggranellato un altro incredibilmente Anche se molti dicono che anche in quell'occasione Buttò un altro mezzo punto Perché avrebbe vinto pur col pezzo in meno in quell'altra partita Comunque Brosten In questa posizione Non gioca Cavalla 7 Pur dicendo dopo di averla vista Non la gioca Gioca Rf6 G3 F per r 4 Qua sono molto veloce perché serve tantissime analisi da fare in questa posizione Questo è un finale storico F per 4 H6 F per F4 H5 Presa presa H4 Cavallo di abbiotto Notate come i cavalli non riescono a muoversi per G5 Rf7 F per F5 Cavallo A7 Che posizione incredibile F per F4 Cavallo Bc6 Cavallo d 6 in 7 sta tutto per finire. Fiere G5 e il nero abbandona. Ancora col pedone in più. Se guardate la posizione vi renderete conto che il nero è in zugzwang Facciamo un esempio. Se qua gioca per esempio cavallo C6 alla fiera per d 5 cavallo D6, fiere f3. Ora potrebbe seguire o B5, alfiere F4, B4, Re di 3, cavallo F5, presa, presa, A5 e di nuovo il bianco vince, oppure, quando siamo qua su B5, presa, presa, A5, cavallo E4, Re G5, presa, ma la Situazione non cambia, di nuovo colpedone a 5 vince la partita. Oppure ancora, quando siamo ancora qua, poteva seguire Re F5 invece di B5. Pier C1 B5. Presa, presa, di nuovo a 5, e di nuovo il bianco vince. Incredibile, incredibile. Brosta è completamente distrutto e affranto per aver perso l'ennesimo aggiornamento. Nell'ultima partita del match giocò completamente demotivato e accettò patta in poche mosse. Quindi il match si concluse in parità e Botvinnik rimase campione del mondo. E Broste non ebbe mai più nella vita la capacità, la bravura, l'occasione di tornare a giocare un campionato del mondo. Che dire? Fu sfortunato, fu più bravo Botvinnik. Ora Kasparov stesso, che conosceva molto bene entrambi e fu anche allievo di Botvinnik, dice che Botvinnik giocò le prime partite molto arrugginito, molto malamente dopo tre anni che non giocava e si rifece soltanto per la sua grande bravura nell'aggiornamento, grazie anche al suo team di secondi. Ma Brostein davvero fece... si lasciò sfuggire troppi momenti importanti. Come non dimenticare l'incredibile errore nella sesta partita. Oppure come perse in apertura una torre nell'altra partita salvo poi recuperare. Anche qua si poteva... Per quei livelli si poteva pattare una volta che Bottovinic aveva sbagliato la mossa giusta. Fu sfortunato, fu poco abile, non lo so. Di certo non fu. Un complotto dei sovietici per la stessa moglie di Brostein che è ormai è morto disse più volte che loro non ricevettero nessuna coercizione o ordine dall'alto. Certo un'atmosfera di pesante oppressione nei confronti di Brostein come a dire non sei il benvenuto si respirava ma si è sempre respirata verso tutti i sfidanti di Botvinik a prescindere dalla loro nazionalità. Cioè, Botvinnik poi perderà il titolo con Smyslov e poi lo riprenderà nel match di ritorno che sarà abbreviato l'anno dopo. Perderà con Tal e poi lo riprenderà l'anno dopo. Perderà con Petrosian e basta perché nel frattempo la FIDE aveva annullato l'opzione del match di rivincita. Se non fosse stato per il match di rivincita, e Botvinnik si studiava accanitamente le proprie partite e i propri avversari. Io non sono tanto sicuro che Bottwinning si sarebbe ripreso il mondiale così facilmente. Perché di certo è stato favorito in tutte le salse, giocatore fortissimo, non c'è dubbio, ma di sicuro è stato molto aiutato dalla Federazione Internazionale che a sua volta era molto, diciamo, comandata dietro le quinte dall'Unione Sovietica. Comunque, ragazzi... Spero questo abbia suscitato in voi la curiosità di andarvi a rivedere questo grandissimo match del passato. Partita per partita, analizzate, studiate quanto più potete e preparatevi che ora nel 2021 arriva il match che davvero ci interessa. Un caro bacione a tutti, ci vediamo per analizzare delle partite del match Carson contro Nepo. Ciao a tutti.